Bella a tutti ragazzi, qui è Teddy e prima di iniziare con il video, quindi con le partite, vi devo dire un paio di cose. In primis, Ta l'ho sbloccato da solo, quindi off screen, vi farò vedere solo le partite di qualificazione e un paio di partite che ho giocato dopo essermi qualificato, non vi dico in quale divisione. Quindi poi Ta l'ho sbloccato io perché ho letto male il requirement, pensavo che bisognasse segnare 10 gol con un giocatore della Bundesliga, in realtà era 10 gol in partite con la vittoria, di conseguenza bisogna vincere 10 partite segnando con un gol di un giocatore della Bundesliga, e quindi non ho poi registrato però il resto, però l'ho sbloccato da solo. Questa è la carta, questi sono gli attributi, li metterò ancora il prima possibile, sperando che Leverkusen arrivi quantomeno in semifinale di Europa League, si spera, in modo che questa carta salga almeno sul 88-89 e diventi comunque una carta molto interessante. I valori difensivi sono tosti, è un po' lento, ha poca resistenza, forza impressionante, elevazione da rivedere, aggressività anche, quindi insomma valeva la pena fare una carta del genere, nel senso sbloccare, giocare 10 pari eccetera. Dipende Leverkusen in quanto arriva avanti, perché secondo me se dovesse arrivare abbastanza avanti potrebbe essere una carta interessante da usare. Questo è il mio nuovo modulo, quindi sto utilizzando il 5-3-2 proprio per vedere questo Jonathan Ta che cosa mi può dare. Lo sto provando e lo proverò nelle squad battles contro formazioni decisamente forti e vedrò come risponde sia il modulo che Ta stesso. Ricordo che Messi l'ho trovato, primo proprietario, lo ricordo, non l'ho comprato, non ho 800.000 crediti. Quindi la prima cosa è che Jonathan Ta l'ho sbloccato da solo, che ho sbagliato a leggere il requirement. La seconda cosa è che non ci sarà l'audio di gioco, perché sapete che ci sono le canzoni nei menu, eccetera, e quindi ho paura che il video mi venga bloccato per copyright. Quindi non ci sarà neanche il video, scusate, l'audio durante la partita, ci sarà solo la mia voce e quindi ecco, però appunto non c'è per questo motivo, perché altrimenti ho paura che il video venga bloccato per copyright. Non aggiungo nient'altro, io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio al video. Mettiamo Saul, così teniamo sempre un po' di Atletico Madrid in noi. Quindi questa è la squadra, 3 attaccanti ovviamente per cercare di segnare più gol possibili. Ho 0 partite in Division Rivals, 0, saranno le mie prime partite online queste. Quindi vediamo di sbloccare questo Jonathan Ta. Andiamo a giocare, non mi interessa, ho già cambiato tutto quello che dovevo cambiare. Minchia. Buono. Come prima partita devo dire che se riesco a segnare un gol sarà già tanto, perché questo qua giocherà probabilmente 4-2-3-1 con Modric, Royce, Suarez davanti, Bale come i 3 COC. Cos'è, Division 1 questo? Ho trovato il pro player che gioca la mattina, giustamente. Chi è questo qua? Minchia, il mio Casemiro ste robe non le fa manualmente però. Ok, non sembra esserci tantissimo button delay come mi aspettavo. Ok, colpo di lag. Oddio! Stindl! Madonna, Neuer para tutto. Giusto, perché è 90. Se non parasse Neuer. Sì! Gol! David! Alaba! 1-0 su calcio d'angolo buggato, ovviamente. Adesso kickoff glitch for the win per il nostro opponent. Che cazzo di paura. Sì, Lecky. Torna a casa Lecky. 90 di velocità. Ma porca puttana, stiamo dominando. Ma porca puttana, la stavo rubando.
Oh. Meno male. No, ho sbagliato io. Tunnel. Guarda che... Sa cazzo sta su... Oh no, il 45... Ah, ok. No, no, spazzala via che è il 45esimo. Sappiamo cosa accade al 45esimo. Raddoppia adesso questo sui palloni. Finisce il primo tempo, un primo tempo dove abbiamo tirato più dell'avversario, però lui ha una squadra nettamente superiore. Almeno da andare a due col computo dei giocatori della Bundes. Perché io per quello sto giocando, mica per qualificarmi a rank 1 delle Division Rivals. Sì! Sì! No! Stindol! Eccolo il gol! Eccolo il gol! Sotto la curva Lars Stindol! È 2-0! È 2-0 Lars Stindol! Sì, sì, Usman, sì, Usman. Niente, il 4-3-3 quest'anno è, credo, il modulo migliore. Madonna, che palo di Royce Dembélé! Dovevo segnare con Royce, però! Dovevo segnare con Royce! Dembélé, tocco per... È caduto il suo... No, che è caduto! Dai! Sì, Dembélé per Royce. Tocco sotto per Sti. Ma come si fa a sbagliare un gol del genere? Ah, la parata Neuer. Dai, 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 Boateng. Dai, Boateng. Tua Boateng di testa! E invece chi è sto porco Castro? No, Castro l'ho messo a tirare le punizioni. Chi cazzo era? Mamma mia, Jerome. Ah, ho sbagliato io qua. Che cazzo fa? Ah, era Tolisso? Stindol! Ma è meglio di Suarez! Ma è meglio di Suarez Lars Stindol! 4-0! È lontano dalla palla. Ok, mi sa, i suoi giocatori sono un po' rincoglioniti, nel senso che... Sì, Marco! Sì, Marco! Manita! Manita! Lo so, amico, giochi... Ah, vabbè. 5-0 la prima partita, però ho fatto solo 4 gol con la Bundes, solo. Insomma, siamo già a metà, praticamente. Stindl MVP. Il 4-3-3 mi piace. L'anno scorso era non riuscivo ad utilizzarlo, perché... Non riuscivo ad utilizzarlo. Quest'anno li ho provati più o meno tutti, tranne i 5 difensori. Questa è la Premier buggata, si vede lontano. Quello è Fabinho, se non sbaglio. Questo qua dovrebbe essere Fabinho. Non lo dico dalla maglia, ma lo dico dalla faccia. O Fernand, uno dei due. No, c'ha la Liga. Col 3-5-2, tra l'altro. Diego Costa e Rodrigo in attacco. Isco, Asensio, Gelson Martins, Saul e Kondogbia. Ok, 5 difensori, 5 centrocampisti, scusate, quindi sarà una gabbia, però 3 difensori contro 3 difensori, quindi tecnicamente se riusciamo a prenderlo in contropiede 3 contro 3 dovremmo riuscire ad avere le nostre chance, perché a difesa schierata 5 centrocampisti lui non riusciamo mai a batterlo, dipende anche come gioca, vediamo. 3-5-2 è un modulo che non ho mai visto, onestamente. Porca puttana. Questo è gol. Marco Asensio il destro non lo usa neanche per scendere le scale. Guarda che cazzo di gol mi ha messo. Di destro, contestato. Ma... cioè, Marco Asensio il destro non gliel'ho mai visto usare. Mai. Non so neanche se ce l'ha il piede destro. Non so neanche se ce l'ha onestamente attaccato alla gamba. Eppure in FIFA col piede destro me la mette all'incrocio contestato, tra l'altro.
Niente, i miei giocatori sta partita sono lenti, rincoglioniti. Ma dopo aver battuto 5-0 uno squadrone come quello di prima, ci sta. Il gioco. No! Cosa ha rischiato? Ma quale più 2? Sarebbe stato rubatissimo sto più 2. Ma guarda che stop lì so. Bravo, fanculo. Difesa Royce. Chi è che gliel'ha messo rientra in difesa? Chi è che gliel'ha messo rientra in difesa? Mai in avanti. Infatti vedevo Royce giocare CDC. Cioè, ma che cazzo ci fa Royce a centrocampo davanti alla difesa? Adesso ho capito perché. Questa è durissima. Questa non la vincerò mai nella vita questa. È uscito Asensio, che è entrato Lemar. Esce uno che mi ha segnato di destro a caso e entra uno che corre. Sì, il Gallo! Inizia a pareggiarla, poi segniamo con la Bundes. Inizia a pareggiarla e poi segniamo con la Bundes. Inizia a pareggiarla. 81 di velocità il Gallo. 81 di velocità. Inizia a pareggiarla, poi segniamo con la Bundes. Sì, David. Tolisso è... No, vabbè, questo vuole tirare... Tu vuoi segnare di destro con Rodrigo? Cioè, Rodrigo l'ho avuto fino a ieri, zio. Sì, Marco! Marco Royce! Il 2-1! Il 2-1! E vai a schiaffeggiarla sta bandierina! Vuoi mettere pressione costante contro i difensori? So cazzi tuoi se non rubi palla subito. 2-1. No, il kick off glitch, no. No, il kick off glitch, no. No, non ci credo. Madonna, Tolisso. Non ci ha capito niente. Non ci ha capito niente, Stindl. Ma ha annullato il tasto di tiro. Non mi ha preso il tiro Belotti. Madonna, che azione! Potevo andare più avanti. Sono un imbecille. Ma qui i difensori sono velocissimi. E quello è il problema. Che cazzo. E ovviamente la palla gli è arrivata giusta su di lui. Madonna, Mukiele è buggatissimo. Madonna, Piszczek di meno. No, perché me l'ha tenuto da dietro. Ah, perché anche stanco Marco. Sì, in contropiede Marco. Sì, Marco. Sì, Marco! Marco Royce! Fallo sto bebè! Volevo farlo inchino e fa il bebè! E fa il bebè alla Bebeto! Usa 94! E fa il bebè! Stavo facendo anch'io IRL, così a caso! 3-5-2, pressione costante, un big nonno! Mamma mia! Oh no, siamo scoperti! Ma in realtà volevo spararla in tribuna. Così. Driven pass. Per Saul Niguez. Dato che Pardo lo chiama così. Royce COC è un animale comunque. Ma volevo fare il tiro a giro. A caso da 50 metri. La madonna. Che stop. Madonna, meno male Neuer. Che stop era. Neanche Ronaldinho sotto steroidi. Riguardavo giusto ieri qualche lezzo di Ronaldinho perché mi è sceso il magone totale. Mi è sceso il... Come si chiama? La nostalgia potente. E ho rivisto lo stop di schiena che fece Ronaldinho, ma in confronto quello che ha fatto Rodrigo. Vabbè, niente. 2 su 2. Con la Bundes.